Bene, veniamo a noi, relazione tra amanti, quindi leggiamo questa domanda. Dice: buonasera, mi sono appena iscritta, ho X anni, sono fidanzata 11 anni. Lui ha Y anni, quindi circa 10 anni più giovane di lei, non dico i numeri per la privacy, ed è fidanzato da 5 anni. Dice: nessuno dei due vuole chiudere la relazione col proprio partner, è iniziata con flirt. Ho seguito i tuoi consigli e nel tempo ne è nata una relazione che si è evoluta esclusivamente sul luogo di lavoro. Ok, dice: non ci siamo mai visti fuori. Ok, non abbiamo mai fatto quello, ma solo baci e altre forme di contatto le abbiamo fatte. Dice: la relazione va avanti da quest'estate, anche se il flirt e il sentirci è iniziato alcuni mesi prima. Più volte abbiamo deciso di interrompere, ma poi abbiamo sempre ripreso. Il problema di questo tipo di rapporti e relazioni è che si cerca l'evoluzione. Alcune relazioni, alcuni rapporti, soprattutto quelli fra amanti, dovrebbero in realtà rimanere così come stanno, quindi in quella specifica dinamica senza cercare uno sviluppo. Vediamo che cosa ci dice. E lui dice: spesso di sentirsi in colpa di non capire il senso di questo rapporto, ma poi ci riavviciniamo. Sono io che ho sempre trovato il modo per ricominciare che tiene maggiormente la situazione in piedi, così come sono io ad essere sicuramente più presa. Tra un mese cambio luogo dove andrò a lavorare e perderò quello che c'è tra noi. È molto probabile che perdi quello che c'è fra voi se è contestuale. Ok, quindi se lui vive con il senso di colpa in questo caso non è incentivato al tradimento perché è contestuale. È incentivato appunto solo perché è contestuale e non sarà incentivato quando si toglie il problema del tradimento sul lavoro, quindi si sentirà più a posto con se stesso. Ragazzi, 24 anni, proprio il ragionamento comunque può avere un processo di pensiero ancora un po' pudico, se lo vogliamo dire così, se non è proprio, considera che non è completamente sviluppata la parte, cioè parte ovviamente. Vabbè, non voglio entrare troppo nello specifico, comunque lo sviluppo completo arriva addirittura quasi verso i 30 anni. Quindi vuoi aspettare che lui la veda in questo modo, quindi una sorta di lasciare andare al fato. Dice: ci tengo parecchio, questo è l'errore, perché in realtà sei intrigata dal rifiuto continuo e dalla novità, e questa cosa ti può portare ovviamente a star male tu, cioè nel senso perché il focus lo stai mettendo su quello che non dovrebbe essere un rapporto fra amanti, cioè ci si dimentica spesso che la relazione fra amanti in realtà è una relazione o comunque dovrebbe essere un rapporto fine a se stesso, quindi rimane là, fine per quello e quindi non cercare lo sviluppo. Dice: non dico di essere innamorata o forse sì, sicuramente se hai il dubbio sull'innamoramento che si spinge, se non è innamoramento è comunque una mini ossessione, quindi è qualcosa che fa intendere che ci sia un interesse morboso ed è normale. Il problema è che in questo tipo di rapporti non dovresti seguire questo tipo di interesse. Vorrei che lui volesse continuare il nostro rapporto e vorrei che mi cercasse anche fuori. Mi ha detto che mi vuole bene e che a tempo debito parleremo di quello che succederà quando me ne andrò. Vorrei ribaltare la situazione e rendere lui più insicuro e più interessato a me. Devi semplicemente fare un contesto specchio, quindi quello che dici e quindi chiunque viva una relazione, una situazione di questo tipo. Adesso vedo anche dei commenti. Dovrebbe vivere un contesto dove tende a riflettere quello che dice e tende a riflettere quello che fa l'altra persona. Ok, poi vedo nei commenti, dice: siamo riusciti a parlare. Lui ha pensato che sarebbe meglio distaccarci, e infatti, e mantenere un rapporto d'amicizia. Questo, come gli avevo detto, dovresti assecondarlo, quindi dovresti dirgli la stessa identica cosa che è controintuitivo e iniziare in quel caso a ostracizzarlo socialmente. Quindi ostracizzarlo socialmente significa che dovresti non rivolgergli troppo la parola, non spingere troppo su di lui a livello sociale, perché altrimenti rischi di fargli capire che sei ancora attaccata, quindi lo devi isolare socialmente, ok? Quindi dirigi verso altre persone a livello sociale. È una situazione contestuale, cioè questa persona segue il tuo stile perché il tradimento è di contesto, ok? Quindi non è voluto al 100%, né lo spiega anche il suo senso di colpa forte, no? Quando dice: ah, sento il senso di colpa, eccetera, perché il mio senso di colpa, bla bla bla. Comunque se vive
in un senso di colpa, puoi pensare che sia principalmente un tradimento di tipo contestuale, ok? Cioè il tradimento di tipo contestuale, per esempio, è una cosa che tu non vuoi fare e che magari per via di quello che succede intorno sei un po' forzato a fare, che poi non è nemmeno un tradimento vero e proprio, magari sì, ok, baci, eccetera, però non c'è, no, l'atto specifico, quindi ok. Contestuale è per esempio, che ne so, vai con gli amici in vacanza e non fai nulla di però ti ubriacano, ti fanno ubriacare e tradisci la tua ragazza. Ecco, quello è contestuale, no? Non è forzato, perché se fossi stato sobrio non l'avresti fatto. È un po' la stessa dinamica tua, quindi assolutamente dovresti semplicemente riflettere il suo atteggiamento, quindi amicartelo, quindi metterti in una zona amicizia e addirittura poi col passare del tempo, se possibile, ostracizzarlo socialmente, però se ti sposti lavorativamente questo non è necessario, in quanto la tua dinamica è già è di tipo rifiuto da parte sua e non è di tipo ok, conferma oppure posso lavorarci sopra, presa in questo modo specifico e quindi come hai messo.